Sono le 9.30 di un tranquillo giorno scolastico. All'Istituto Alberghiero di Castrovillari vi sono 280 persone tra studenti, personale docente e non. All'improvviso un violento scoppio proveniente dal laboratorio cucina avvolge la scuola di fiamme e fumo. Vengono allertati i soccorsi e quando arriviamo sul posto sono già stati evacuati tutti e i vigili del fuoco di Castrovillari stanno mettendo in sicurezza l'istituto. È stata allertata anche la Croce Rossa italiana che sta già allestendo il PMA, il presidio medico avanzato. Fortunatamente, tuttavia, è solo una simulazione che in 40 minuti avrà messo in salvo gli studenti rimasti feriti. Abbiamo impiegato circa dai 34-40 minuti più o meno per evacuare la scuola, portare fuori i feriti, stabilizzarli al PMA e mandarli all'ospedale. Quindi penso che possiamo essere contenti, insomma. E soprattutto spero di aver fatto capire ai ragazzi che significa un'evacuazione, che significa gestire un'emergenza e quant'altro. No, è stata una bella esperienza. Sì, sono stati molto bravi, sono stati. Ti è sembrata efficiente la macchina di soccorso? Sì, sì, molto, anzi. Mi sono proprio meravigliata, sì. Per te? Pure, la stessa cosa. Ho un po' di paura, l'ho avuta, perché non essendo mai entrato in un'autoambulanza, quindi la paura c'era, comunque. Hanno fatto un bel lavoro. Bene, però spero che non deve succedere mai, però se succede, almeno quando l'abbiamo fatto sappiamo che facendo questa simulazione siamo già pronti ad avere un pericolo nella nostra scuola. 7 feriti, vigili del fuoco, personale medico e sanitario e decine di volontari per diverse fasi svolte in poco meno di 40 minuti. Questa si definisce, secondo il protocollo MIMS, una major incident, cioè una maxi emergenza, laddove praticamente la qualità, il numero dei feriti, la qualità, la gravità è superiore alle risorse impiegate, quindi questa è la definizione di maxi emergenza. Praticamente le fasi sono state queste: a parte la pianificazione nei giorni precedenti dell'impiego dei mezzi, PMA eccetera, e alle 9.30 è scattato l'allarme a scuola con i 3 suoni di campanella e i ragazzi hanno evacuato la scuola. E i ragazzi, devo dire che erano già abbastanza istruiti, anche se non erano a conoscenza che oggi avrebbero fatto la simulazione. Dopodiché sono arrivati i vigili del fuoco, perché per protocollo arriva prima la squadra dei vigili del fuoco a mettere in bonifica l'ambiente, perché considerate che è stato simulato uno scoppio di una cucina, quindi andava messa in sicurezza l'ambiente. Una volta che i vigili del fuoco ci hanno dato l'ok, è entrata la prima squadra di triage, che era composta da un medico militare, il dottor Espina, e il soccorritore Giovanni Di Diego. Loro hanno triaggiato rapidamente i 7 feriti e dopodiché sono arrivate le squadre di volontari del soccorso che li hanno recuperati, ed erano 2 squadre da 6 persone. Una volta recuperati sono stati portati nel PMA e sono stati ritriaggiati, cioè è stato confermato o aggravato o diminuito il codice che gli era stato assegnato rapidamente all'interno. Nel PMA c'erano 2 infermiere volontarie, 3 soccorritori, io come medico, e sono stati quindi verificati i codici, stabilizzati, la frattura è stata avvolta, era una frattura esposta, il codice rosso è stato triaggiato e in base al codice sono stati poi inviati con l'ambulanza ai presidi ospedalieri. Professoressa Zicari, com'è andata l'esercitazione? Allora, l'esercitazione per quanto riguarda la nostra scuola come prova di evacuazione che annualmente noi facciamo ormai da qualche anno è andata bene. I ragazzi sono riusciti ad evacuare tutti nei minuti prestabiliti, non ci sono stati disordini, i docenti avevano presentato il modo di evacuazione nel tempo utile per renderci conto che mancavano dei ragazzi. È stato prontamente comunicato dopo aver allertato la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco da parte della nostra scuola, è stato prontamente allestita, come avete visto, tutto il sistema di aiuto in questo soccorso, in questa operazione. Quindi per quanto riguarda la scuola possiamo dirci pienamente soddisfatti. I ragazzi sono rientrati tutto a fine evacuazione, quindi per quanto mi riguarda il bilancio è positivo. Qual è il numero del personale scolastico e anche docente e non docente? In attivo abbiamo più di 600 alunni, purtroppo oggi noi abbiamo l'alternanza scuola-lavoro, abbiamo progetti Leonardo, molti di essi sono ubicati in Europa, in tutta Europa con questa progettazione e anche in Italia, e quindi oggi la popolazione scolastica era intorno ai 200 e qualcosa per quanto riguarda gli alunni. Tutti i docenti presenti nelle classi, quindi calcoliamo una trentina di docenti, e tutto il personale ATA non docente.
quindi un totale di 280-200 qualcosa del genere. Il test effettuato stamani fa parte di una due giorni organizzata dalla sezione della Croce Rossa Italiana di Castrovillari, che prevede anche un'altra simulazione in centro domani. Domani mattina nel centro Piazza Municipio, quindi nella città nostra di Castrovillari, metteremo ancora una volta a livello sempre più piccolo, ma metteremo alla prova sempre i nostri mezzi CRI su un incidente stradale. Quindi faremo una simulazione di un incidente stradale e quindi illumineremo che dal momento in cui succede un'emergenza di questa come comportarsi e far capire sempre alla cittadinanza, e ci teniamo tanto a dirlo, come noi come Croce Rossa qui a Castrovillari svolgiamo un ruolo non indifferente. In quanto noi come Croce Rossa qui a Castrovillari svolgiamo dei servizi sociali all'attività di 118 e ambulanze. Se dovesse succedere, speriamo mai, siamo sicuri che il servizio della Croce Rossa è sempre disponibile.